Ciao e bentornati nel nuovo vlog. Oggi, e in realtà oggi è venerdì, tutta la settimana era più o meno così. Okay, I'm bored in a house and I'm in a house, boy. Boy. Bored in a house and I'm in a house, boy. Boy. Bored in a motherfucking house, bored and I'm bored in a motherfucking house, boy. Sì, però invece not bored in a house, ma work in a house. Vi volevo far vedere gli acquisti, il make-up finale. È pronto? Il caffè e la vista. Io non ho bisogno di nient'altro. Cioè, è anche bello fresco. La settimana è passata velocissima, dovevo lavorare un sacco e oltretutto pioveva. Oggi mi vedo a pranzo con la mia amica e facciamo una piccola shopping session, che in realtà ho bisogno di prendere un paio di costumi per le vacanze e un paio di prodotti beauty, poi vi faccio vedere tutto. Mi fai male? Volti! Fai male alla mamma, volti! Matto, questo cane piccolo! Che bimbo è volti? Volti, sei un bimbo! Hello. Hello. Devo far vedere che la mia amica Nasti, carina, mi ha portato un regalino che ieri su Instagram aveva mangiato l'eclair e le ho detto madonna, le voglio anch'io. Mi ha portato una scatolina dell'eclair di Egalité, così senza motivo, comunque una cosa. E poi il libro Digiuno per tutti. Digiuno e Eclair. Digiuno e Eclair, il combo perfetto. Guardate questo. Quello che ti aspetto domani mattina a colazione. Esatto, che bella cosa. Cioè, fate i regali così ai vostri amici senza motivo, è una bellissima cosa. Grazie Nasti, ti vuole tanto bene. Allora, sono già arrivata a casa, mi sono cambiata, questa vestaglia ormai la porto tutti i giorni a casa. Vi volevo far vedere gli acquisti che ho fatto oggi. Questo bikini, allora, di colore blu, è un colore non troppo ovvio per me. L'ho scoperto l'anno scorso che mi sta bene l'azzurro e quindi adesso sto cercando sempre i capi azzurri che possono stare bene, comunque un bikini così. E poi ho preso invece di colore così verde scuro, tipo neanche verde, non so, qualcosa tra verde e blu. Anche questo secondo me è molto carino, poi soprattutto sulla pelle abbronzata. Vestito così, ve lo faccio vedere poi indossato, non so se in questo vlog, ma sicuramente in qualche altro video. Un vestito bellissimo del colore verde, non so se rende sul video. Comunque è molto così un po', sì, così sì. Nasti, che era con me, ha detto che mi stava bene, allora le ho creduto e l'ho preso. Ho preso anche una cintura marrone, la terza della mia collezione, però questa è molto larga, ma anche per vestiti in cui non ci sono i buchi per la cintura starebbe molto bene anche su questo qua se fosse un vestito. E poi ho fatto un paio di acquisti beauty, che in realtà ho sempre la lista delle cose beauty da comprare, insomma quelle che finisco. Ho finito il mio fondotinta, quello di Dolce Gabbana, e ho deciso di cambiarlo con questo qua di Chanel, Vitalumière Acqua. L'ho già portato un paio di anni fa, 3-4 anni fa, mi ricordo che mi piaceva, e ho voluto riprovarlo, è così. Domani mattina mi trucco con voi e mi trucco con i nuovi prodotti. Poi ho ricomprato la matita per le sopracciglia di Dior, che mi è finita e questa la adoro, è così, è di Dior Show. Veramente il colore è perfetto e poi dura veramente tanto. Poi mi sono fatto un piccolo regalino, mi sono presa una palette, è così, è di Too Faced, si chiama Peach Palette. In realtà da un bel po' di tempo guardavo su questa palette qua e avevo già creato qualche look che mi sarebbe piaciuto, e secondo me anche per l'estate è molto bella.
Fatemi sapere se volete magari una revisione su queste palette, magari creiamo qualche look diverso. Ho preso questo Lip Glow Oil di Dior, che io in realtà adoro il loro Lip Maximizer, è un prodotto bellissimo, super super lucido. Io non uso quasi mai il rossetto, uso sempre il lucido labbra. Ho voluto provare questo, che comunque per l'estate secondo me anche come texture è molto bella. C'è un applicatore così molto grosso. Il gusto è come quello di Lip Maximizer, un po' menta, ma non pizzica. Molto bello. Poi super mini, molto carino. Sono rimasta molto soddisfatta con il piccolo shopping di oggi. Poi lo shopping con l'amica è una cosa che mi mancava un sacco. Domani andiamo in Liguria e vi porto con noi. Buongiorno. Allora, come promesso, volevo farvi vedere stamattina i prodotti nuovi. Le Coco il Beauty Blender, che in realtà non è Beauty Blender, li prendo su Amazon, sono tipo un pack di 8, ma sono molto morbidi e costano molto meno, e nel pack ci sono 8 spugnette che veramente durano una vita. Vi lascio il link giù di sotto. Mescoliamo bene. In realtà io già da un bel po' di tempo usavo questo fondotinta, ma era tipo 6-7 anni fa. I gusti sono cambiati, ma spero che il risultato non mi deluda. Allora, questo è il finish, molto molto naturale, ma è ciò che mi serve. Poi vado a usare un po' di concealer. Questo è lo concealer di Dior. Vado a fare il resto della faccia, faccio il contouring, un po' di blush, torno quando facciamo gli occhi e le sopracciglia, ma volevo chiedere se siete interessati che magari vi faccio un qualche tutorial, non so, tipo smokey eyes o qualcosa del genere. Fatemi sapere se volete un makeup tutorial. La base è pronta, adesso facciamo le sopracciglia. Uso questa matita di Dior Show e vado a disegnare a striscetti le sopracciglia, diciamo dove mancano i pelletti, per dare un po' più di volume. E poi per gli occhi non volevo fare niente di così particolare, ma ero troppo curiosa di provare questo colore qua, Bless Her Heart, che è il verde, e volevo fare una specie di eyeliner con questo colore, che ho bagnato prima il pennellino e poi lo metto qua vicino alle ciglia. E un tocco finale, il Lip Glow di Dior. Il makeup è pronto. Buondì. Sentite questo rumore? È il mare. Stamattina avocado toast con un... costa. Devo ancora svegliarmi. Avocado toast con un po' di salmone, il caffè e la vista. Volevo farvi vedere una persona molto speciale. Noi in realtà ci siamo conosciuti a Milano, ma adesso siamo in Liguria, che da una vita che volevamo ritrovarci a Milano. Ci siamo trovati qua. Per puro caso ci siamo trovati allo stesso punto in Liguria, dove ci siamo finalmente conosciuti bene. È una fondatrice di una bellissima azienda che si chiama Instance. Adesso vi lascio qua qualche immagine, ha dei capi molto molto belli, di produzione italiana, artigianali, di buoni tessuti, secondo me vi piacerà. Spero di sì. E la vedrete penso molto molto spesso. È un piacere. Poi c'è anche Walter. E Walter c'è sempre, ovviamente. Tutto per l'aperitivo. Sì. Guardate comunque che vista. Quando non c'è il sole proprio. Sì, adoro. Ma che video, grazie. Wow! Vero? Devo proprio iniziare con TikTok, secondo me. Anzi, con YouTube. Sì. Va
guardate che bella questa ragazza, wow! Vieni, volti, vieni, andiamo. Vieni. Aspetta. È scappato. No. Io nei momenti così mi sento molto molto felice, con voi due. Sì, a fare la passeggiata. Con questo rumore di mare, io non ho bisogno di nient'altro. Eh? Cioè, è anche bello fresco. Tu devi mettere un bacio in tutti i video, stretto. No, ma se vuoi non te lo metto il bacio. Anzi, il bacio lo taglio fuori. Taglia, taglia. Bella, wow! Che buio! Amore! Un po' la rubrica Animal Planet, come sempre. Mettiamola nell'erba, vieni. In realtà il nostro vlog questa settimana si finisce qua, perché il vlog della settimana sarà in due parti diversi. Quindi la prossima parte esce lunedì sera e la settimana prossima spero di potervi fare tre video, visto che questa settimana ho un po' saltato tutte le pubblicazioni, i miei giorni precisi. La settimana prossima ci saranno nuovi tre video e la settimana prossima partiamo per la vacanza, andiamo in Puglia e lì spero di potervi fare tanti tanti vlog, magari faccio anche il vlog di ogni giorno, da potervi filmare i posti più belli della Puglia. Grazie per aver visto questo video e ci vediamo lunedì per la seconda parte. Ciao!